titolo è il 30, è il più piccolo dei gommoni cabinati prodotti da Salpa. Ha due potenti motori, ma è comunque carrellabile perché sgonfiando i tubolari rientra nella sagoma limite. Questo cantiere ha prodotto tantissime imbarcazioni cabinate e quindi sa perfettamente come sfruttare al meglio gli spazi per rendere comodo anche un gommone cabinato. Non è molto largo, i tubolari sottraggono spazio e la V profonda non concede molto volume sotto i pagliolati, eppure ha una buona abitabilità. Ma come hanno fatto? Ebbene, tra la stampata esterna e quella interna ci sono spazi ridottissimi e i paglioli interni sfiorano la struttura di rinforzo dello scafo. Il layout interno è tradizionale, dinette convertibile in cuccetta, pavimento di teak, mobile di servizio di rovere, locale bagno grande con doccia estraibile. Solo 70 litri la capacità del serbatoio per l'acqua. La prua di vetroresina ospita il verricello Salpa Ancora e un pozzo di stivaggio dove si vedono i golfari di sollevamento, indispensabili per non sollecitare i tubolari con le fasce delle gru. Il prendisole va da una camera d'aria all'altra e un cuscino accompagna il cassero fino al parabrezza. Le plancette bagno si estendono oltre il fuoribordo e agevolano in questo modo l'imbarco e lo sbarco. Reclinando lo schienale di poppa si accede facilmente alla beach area. Dal pagliolo del pozzetto si estrae un piano che prolunga il prendisole e che può essere utilizzato anche come tavolino. Il roll bar è utile per agganciarvi un tendalino che arriva sino al parabrezza. Poi, con altri due tendalini laterali, tutta questa zona diventa una cabina notte per l'estate e questa cuscineria può essere trasformata in una cuccetta per due persone. La cucina, come sempre, è sotto il divano di pilotaggio e include anche un frigorifero a cassetto. Il passaggio laterale è abbastanza comodo. Per personalizzarlo potete scegliere anche i colori del gel coat. Guardate lo scenario, questo è uno dei golfi più belli al mondo dove navigare, perché là davanti ci sono le isole dell'arcipelago Campano e questa è Napoli. Non fatevi ingannare dall'aspetto di questo gommone con questa coperta dolce, soprattutto a prua, con il roll bar tradizionale, con la cabina che farebbe presupporre prestazioni da crociera. No! Questo è un gommone molto aggressivo. E per capire fino a che punto riesce ad essere cattivo e veloce, lo proviamo con due motori Yamaha da 200 cavalli. Hanno una cilindrata di 2,8 litri, con 4 cilindri in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa e variatore di fase. In questo equipaggiamento abbiamo anche le manette drive-by-wire, comandi elettronici per il controllo del gas e dell'invertitore. Stacca la scia a 9 nodi ed entra in planata subito dopo a 11 nodi circa. Hanno fatto molta attenzione nel costruire la cabina. L'hanno realizzata più leggera possibile, in modo che il baricentro non fosse troppo avanti. E poi l'hanno sistemata nella posizione più bassa possibile, perché il baricentro fosse più in basso possibile. Si raggiungono i 25 nodi senza toccare il trim, che resta nella posizione più bassa, e a questa andatura il consumo è di 1 litro per mezzo miglio, o se preferite, 2 litri per un miglio. C'è un po' di onda lunga qui nel golfo oggi e si apprezza la dolcezza
di questo gommone, il suo incedere morbido grazie a geometrie dell'opera viva veramente particolari. A prua la VUE è di 49 gradi, 30 gradi e mezzo prima dello step, 26 gradi subito dopo e 18 gradi e mezzo a poppa. Beh, con queste misure si può accelerare anche sulle onde. Intorno ai 30 nodi è il momento di dare trim e lo dovete fare perché guadagnate altri nodi senza aumentare i consumi. Minimo beccheggio e io posso dirvi dolcissimo anche su questo mare. Sorprendente, 35 nodi a 4600 giri e il consumo non è cambiato, sempre 2 litri per miglio. I tubolari toccano l'acqua alla fonda e in virata in navigazione, così abbiamo un angolo di sbandata ridotto. Sentite aumentare il rumore? Quello dei motori? È perché sto dando gas e giù la manetta, tutta! Su il trim, vediamo che cosa riusciamo a fare con questo Soleil 30. Oh, che rombo! Stacca molto bene l'acqua dalla carena. Continua a guadagnare velocità. Dovete dargli un po' di tempo perché si riduca il regresso e la spinta delle eliche diventi efficace. E arrivate a 45 nodi. Wow! Se vi impegnate anche un po' di più. Come supponevo, ha delle caratteristiche estetiche e funzionali da crociera, ma se volete, sa anche correre.